amici di Abruzzo dal vivo, bentornati a questa nuova tappa della Kermesse 2021 che va a conoscere i tanti borghi purtroppo colpiti dal sisma nel 2016-2017 che vogliono ripartire soprattutto con la cultura. Tanti gli eventi, quest'oggi sarà un doppio tour, chiamiamolo così, perché oltre a Barete andremo a conoscere quello che offre la Kermesse anche nel comune di Montereale. Partiamo da Barete, poi qualche chilometro con la nostra Maria Carannante per andare a seguire appunto ciò che sta accadendo nel comune di Montereale. Seguiteci. Centro storico di Barete con una piazza, con le piazze che cominciano a battere forte. Noi siamo con il direttore artistico Eleonora Cuccagna, un po' stanca, però poi questa musica aiuta, vero? Aiuta l'energia degli artisti, il senso di comunità che già da questa mattina si è fatto sentire con gli abitanti che hanno aperto le porte delle loro case, hanno prestato scale, scotch, hanno collaborato attivamente agli allestimenti e quindi vuol dire che siamo riusciti nell'intento, perché l'arte di comunità è parte integrante del progetto BAM, che normalmente negli anni, nelle scorse edizioni, era un'estemporanea di pittori, quindi diffusi nel borgo. Quest'anno, a causa della pandemia, tutto ciò non è stato possibile attivarlo e quindi ci siamo inseriti in questa edizione che penso sarà molto particolare. Esperienza che avete già vissuto molto, ma molto similarmente con Castelli. E questo può essere l'inizio di una nuova era, come cantava Jovanotti? Sì, io ci credo tantissimo, perché la residenza d'artista e l'arte di comunità sono due concetti importanti che si allontanano da quello che è l'evento spot, che per quanto grandioso, come abbiamo visto, quindi eventi straordinari tipo, ecco, Einaudi al lago di Campotosto sicuramente passerà alla storia della musica in natura per l'Abruzzo, però questi interventi dei piccoli borghi lasciano un segno profondo, perché la comunità è partecipe. Quindi io spero che questo format lo manterremo per la prossima edizione. Thank you.
Siamo ancora nel centro storico di Barete per questa settima edizione di BAM, Barete Arte e Musica, e siamo con l'assessore alla cultura, un po' quello che ha immaginato il tutto, Alfonso Cervelli, Alfredo Cervelli, Alfredo Cervelli, la lasciamo così, non la cancelliamo, naturalmente siamo quasi in diretta. Allora assessore, un bel borgo che vuole continuare, anzi vuole ripartire dopo quello che è successo, non solo per il terremoto ma anche per la maledetta pandemia. Sì. Si è animato il borgo già, nelle borgo... prime ore del pomeriggio, sì. Già tanta gente. Sì, beh, sicuramente nelle prossime ore l'afflusso è, credo sia fisiologico, sia maggiore. Venendo qui questo pomeriggio dal vicolo, che normalmente faccio e normalmente non si sente niente, nessuno, ho sentito diversi complessi, musica, e poi affacciandomi ho visto un pittore che dipingeva, quindi una sensazione positiva di bello che sarebbe opportuno riproporre anche negli anni successivi e valorizzare il più possibile questi eventi culturali. Accattivante è bello questo senso di comunità, perché prima abbiamo visto la violinista salire su un balcone, sì. Con gli abitanti che hanno naturalmente e spontaneamente prestato, no, i loro spazi per fare esibire gli artisti, forse questo è il segnale più bello. Certo, le persone che condividono magari anche espressioni che non sono abituati, gli artisti non sono abituati a vedere, ma che sono interessate e che partecipano, sono sicuramente contente della cultura e del ripopolarsi di un borgo che comunque ha bisogno di emozione e di energia. Più difficile che faccio un po' a tutti gli amministratori, basta solo questo per dare a Barete la spinta decisiva o c'è bisogno di altro? No, certamente la cultura è fondamentale, la rinascita culturale sembrano parole fatte, però sicuramente è necessario anche questo, la ricostruzione fisica degli edifici non è sufficiente, vivere nei borghi secondo me ha una possibilità 2.0, cioè comunque con lo smart working, con realtà diverse, a parte Barete, vabbè, ci troviamo a 15-20 minuti dall'Aquila, quindi non è così lontano, però bisogna cercare di far capire che è bello vivere nei paesi piccoli a misura d'uomo e dove c'è un buon rapporto umano, ecco. Assessore, con la maglietta logata, Proloco di Barete, sì, no? Che ha dato una grossa mano, sta dando totale, una grossa mano, totale. Arrivano profumi particolari che, sì, noi conosciamo da abruzzesi, sì, 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 sì. Però ovviamente fanno sempre piacere, anche se sono sì. Sapori conosciuti. Sì, questa sera faremo, già ieri sera, una degustazione dei prodotti tipici, i classici arrosticini, salsicce e la fagiolata, quindi che ha riscosso molto successo. E noi ci fermeremo prima di salire o di andare a Monte Reale, perché anche lì il Festival Abruzzo dal Vivo è presente per raccontare le storie d'Abruzzo, storia di arte, di musica, ma soprattutto di cultura. Allora rimanete con noi.
Por causa do amor.